Gianluca Zelli, leader di Azione Politica, forza alleata nella coalizione centrodestra alle elezioni del 10 febbraio. Un punto di forza del vostro programma elettorale è quello relativo alle infrastrutture. Sì, noi abbiamo detto dal primo giorno che se vogliamo rilanciare questa regione fondamentalmente dobbiamo ripartire da lì, perché le infrastrutture sono fondamentali per le nostre imprese, le infrastrutture sono fondamentali per i nostri cittadini, perché chiaramente abbiamo una rete viaria che conosciamo tutti, che è veramente drammatica per una regione come l'Abruzzo, ma in generale per qualunque tipo di regione che fa parte di una nazione come l'Italia, e soprattutto abbiamo bisogno anche di infrastrutture informatiche, perché poi è una cosa che magari si trascura sempre, perché le infrastrutture si pensa immediatamente a quelle muri, strade e cose del genere, insomma. Quindi facciamo ordine, ecco, parliamo delle infrastrutture materiali, prima di tutto quali sono, quali servirebbero? Ma innanzitutto dobbiamo ripartire, io dico sempre che bisogna ripartire dalle cose semplici per poi arrivare alle cose complicate, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è risistemare tutti i problemi dei danni idrogeologici, sistemare e prevenire i rischi idrogeologici e dopodiché cominciare a parlare invece di andare oltre, quindi sistemare i nostri porti a partire da quello di Ortona per arrivare anche a quello di Pescara per una parte turistica e poi chiaramente andare a vedere le infrastrutture come l'aeroporto, perché noi abbiamo oggi un aeroporto che ha tutto quello di problematico, diciamo, che può dare un aeroporto con pochissime cose di quelle che sono invece i pregi, e quindi noi oggi abbiamo investito come regione, veniamo da una regione che ha investito su dei voli verso Dubai, cioè che se uno ci riflette un attimo è veramente una follia, cioè noi stiamo cercando di trasformare questa regione a un hub, cioè dove delle persone passano semplicemente per andare da qualche altra parte. La regione Abruzzo ha tanto potenziale, ha tante cose da dare, ha tante cose da far vedere, bisogna sistemarla e poi cercare di creare le condizioni per cui le persone rimangano e vengano in Abruzzo. Quindi con quali voli ad esempio? Ma innanzitutto dobbiamo fare i voli, se proprio dobbiamo pagare, perché poi è giusto che la gente sappia che Ryanair noi la paghiamo, la regione la paga per atterrare in Abruzzo, quindi dobbiamo cercare di portare, di aumentare i voli dalla Germania, di aumentare i voli dai paesi dell'est, perché oggi è un turismo che da noi sarebbe importante, perché abbiamo il turismo religioso e quella è un'area molto importante da questo punto di vista, noi abbiamo il mare. E sono aree che cercano il mare, noi abbiamo la montagna e quindi possiamo fare un discorso di enogastronomia perché i nostri vini sono famosi all'estero, ma li gestiamo veramente con molto poco rispetto a quello che potremmo, perché considerate che una percentuale vicino all'80% noi vendiamo il vino sfuso, cioè senza essere imbottigliato, e sembra un dettaglio ma non lo è, perché chiaramente la vita in bottiglia, noi conosciamo il vino toscano, lo conosciamo tutti e andiamo in vacanza in quelle aree per andare ad assaggiare le cantine e a prendere il vino. Allora la stessa cosa può valere da noi, se noi produciamo il vino e lo portiamo in altre cantine che marchiano fuori regione con il nostro vino, è chiaro che riusciamo a fare una sola cosa che comunque va bene e che va sviluppata, che è quella appunto dei vitigni, ma perdiamo tutta la parte turistica che invece potrebbe venire dal marchiare quelle bottiglie e da sviluppare queste cose. C'è un'altra parte molto importante che è lo champagne. Noi produciamo tanto vino e lo diamo per andare a produrre bollicine fuori dall'Abruzzo, quando invece non abbiamo fatto nessun bando arrivando ai fondi strutturali per cercare di mettere qui uno stabilimento che possa farlo in Abruzzo e quindi anche lì marchiarlo, perché è una delle linee che sta crescendo di più all'interno della parte vinicola. Cosa intende per fondi strutturali e a che punto siamo in Abruzzo? Allora, i fondi strutturali sono dei fondi europei che sono stati dati a questa regione per cercare di sviluppare esattamente le cose che abbiamo detto, quindi, e sono 485 milioni dal 2014 al 2020. Lei consideri che oggi noi siamo nel 2019 avanzato, perché per quando ci sarà la nuova giunta saremo arrivati forse a marzo, e sono stati spesi l'8%, cioè su 485 milioni che potevano andare sul territorio abruzzese per investimenti e per infrastrutture, sono stati spesi solo 80. Quindi noi in un anno e mezzo praticamente dovremo cercare di fare bandi, chiaramente con una logica e per lo sviluppo di questa regione, per il 90% di quello che non ha fatto praticamente la giunta uscente. E è una follia da tutti i punti di vista. Uno, perché comunque sono soldi che vanno nella nostra regione e quindi creano occupazione e creano PIL. E due, perché le aziende di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, che comunque è una cosa parziale, non hanno possibilità di sviluppo proprio perché non ci sono i finanziamenti. Noi su questo abbiamo fatto anche degli incontri in questi giorni, oltre che sono nei nostri programmi, ci sono tante iniziative belle come le cooperative dei borghi dove si mettono insieme cooperative di comunità.
le comunicative di comunità che vengono fatte nei borghi, e che sono un'iniziativa per esempio bellissima, dove si mettono insieme dei piccoli produttori e fanno, a quel punto diventano effettivamente un produttore di una dimensione spendibile, mettiamola così. E questa è una cosa che non è stata finanziata, che quando invece era perfetta per le caratteristiche di questa regione, perché questa regione è piena di paesi, di borghi, per due terzi è fatto di montagna, e quindi è chiaro che quelle sono situazioni che hanno un doppio effetto positivo, quello di ricreare un po' di imprenditoria all'interno dei paesi e soprattutto di non spopolarli più. Perché come dico io sempre, cioè attenzione che se un paese, se una persona, e qua cito un film che forse conosciamo in tanti, va via da Anversa degli Abruzzi, cioè se uno va via da quel paese poi non va all'Aquila, non va a Pescara, ma va fuori, perché una volta che lasci il tuo paese, le tue origini, a quel punto una cosa vale l'altra. Quindi noi dobbiamo cercare di tenere qua le nostre persone, dobbiamo cercare di tenere qui le nostre menti e i nostri cervelli, perché altrimenti che solo con loro e insieme alla regione che gli dà una mano possiamo far ripartire questa regione. Ultima domanda a proposito di infrastrutture, ecco, molte opere pubbliche trovano una forte opposizione dai territori, dai comitati e quant'altro. Il caso più eclatante, se parliamo del territorio del centro Abruzzo, è sicuramente quello del metanodotto SNAM e della centrale di compressione che deve essere realizzata nella Conca Peligna. Qual è il suo punto di vista in materia? Ma il mio punto di vista è che senza le opere pubbliche, allora, oggi noi abbiamo un mondo che va a 10 volte la velocità di 30 anni fa, da tutti i punti di vista, sia come consumi che come tempi di lavorativi, eccetera. Quindi non possiamo continuare a pensare che tutto va fatto, l'importante è che si fa nella terra del vicino. Cioè noi abbiamo delle responsabilità anche per questa regione, quindi le opere pubbliche vanno fatte, bisogna svilupparle, perché è l'unico modo per cercare di rilanciare questa regione. Non possiamo pensare di avere una regione moderna. Noi abbiamo fatto anche qua una parte di programma su questo, sulla Smart Region, quindi andando anche verso altri tipi di soluzioni che sono quelle eoliche piuttosto che solari, però è chiaro che ci sono opere fondamentali per lo sviluppo nazionale e chiaramente regionale, e quelle opere vanno fatte.